Vogliamo ora proporvi due brani che tutti i cori canteranno insieme. Quindi chiedo a tutti i cori di posizionarsi a seconda del loro posto, come abbiamo provato. Scusate, siamo tantissimi, non sarà semplice. Quindi bimbi, quindi il gruppo Rivelazione, la Polifonica San Giuseppe, la Polifonica San Giuseppe, tutti quelli che ci sono, forza. Io ne approfitto di questi minuti di riorganizzazione di tutte queste corali per ringraziarvi di essere venuti, per ringraziarvi di aver contribuito a questa serata così bella. Ci posizioniamo in silenzio però, grazie. Ringrazio Falco, Don Renato Mariani che è venuto a essere presente, ringrazio Don Daniele che è presente con noi e Don Sergio che ci ha ospitato e poi in casa, grazie. Vorrei dire un grazie particolare a tutti i cori. Allora, questa ve la devo proprio dire, cioè l'idea è partita da una maestra, un maestro, insomma, da qualcuno che ha avuto questa intuizione, ha detto facciamo un concerto tutto insieme, ma voi potete immaginarvi come mettere d'accordo tutti questi cori, in un periodo come quello natalizio, dove comunque ogni coro è impegnato nella sua parrocchia a organizzare le celebrazioni natalizie, non pensavamo di riuscire a farcela, dico la verità, e invece c'è stato un entusiasmo, un'adesione proprio corale, abbiamo provato insieme, abbiamo cercato di realizzare questa serata che secondo me è stata davvero bella, nel senso che abbiamo sentito delle cose bellissime, per cui grazie a tutti i maestri dei vari cori che hanno aderito a questa iniziativa e che rappresentano un punto di riferimento per la cultura e la diffusione della cultura musicale nella nostra città. Poi vorrei dire un grazie speciale a tutti i bambini perché sono stati bravissimi. Poi devo ringraziare i musicisti, non vi uccidete, spero di non dimenticare nessuno. Allora abbiamo gli organisti, Matteo Monico, Dante Mombelli, poi abbiamo alle tastiere Marisa Rotta, Gino Rossellini, Andrea Linti, Giacomo Pavesi, alle percussioni Alexander Mombelli, Piercarlo Genelli e poi alle chitarre Anna Rozzi, Grisella Beltramini e Salvatore Crescione. Se ho dimenticato qualcuno mi scuso, spero di no. E ringrazio i tecnici che sono là nel loro angolino, ma sono stati preziosi per le luci, per i suoni, per gli strumenti, che sono Luigi Robbiati e Daniele De Vita. Grazie. Un ultimo ringraziamento, anche questa ve la devo spiegare. Allora, quando abbiamo provato, ci siamo resi conto che quando eravamo così in tanti, il maestro di giù non lo vedeva nessuno e abbiamo detto, boh, lo vedranno quelli delle prime file e quelli dietro improvviseranno. In un solo giorno Lino Zanoni, del coro Carichi, non so dov'è, ma c'è, bravo! In un giorno ha realizzato quella specie di predella, quella pedana, in modo da consentire al maestro di stare più in alto. Quindi lo ringraziamo perché è stato prezioso. La melodia è tratta dall'oratorio Il Messia del compositore tedesco Handel e questa sera verrà eseguito dai cori congiunti con un testo in italiano, l'armonizzazione del maestro Guglielmo Ravelli e arrangiamento strumentale del maestro Dante Mombelli. Allora, a voi, Joy to the World.